Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi, come state vedendo, siamo tornati qui su FIFA 17 ragazzi, per quale motivo? Il video di FIFA ha fatto poche views, ma a prescindere ho visto molti like, quindi se volete che la serie vada avanti ragazzi, spolliciate davvero tanto, soprattutto perché oggi ci serve tanta fiducia. Siamo al nostro esordio in campo, in campionato, contro il Manchester United. Quindi ragazzi, sfida molto combattuta, ricordo, difficoltà esperto, come si vede bene, quindi sarà ancora difficile. Non ho fatto difficoltà campione ragazzi, perché sennò sarebbe stato troppo complicato impegnarsi, diciamo così. Avendo ancora una squadretta un po' piccolina, sarebbe stato un po' rischioso. Quindi vediamo un po' che fine faremo oggi. Oggi vorranno dare continuità all'ultimo match interno. E si inizia con Manchester United che batte il pallone. Ragazzi, ovviamente noi iniziamo con una bella formazione equilibrata, non offensiva, perché non vorrei mai subire. Attenzione, Tadic la riconquista. Pallone per Lemina. Lemina, incredibile, filtrante per Gabbiadini. Gabbiadini! Ah, ha tirato una mozzarella, raga. Non mi piacciono queste mozzarelle. Vabbè, prima occasione al quarto minuto, direi che vada benissimo. Attenzione, palla per Marez. Marez per Lemina, che metto filtrante per Gabbiadini. Cacchio, raga, Gabbiadini oggi, a parte il tiro a mozzarella, non è che non tanto mi sta piacendo, perché comunque si inserisce, sì, ma perde troppi contrasti. Adesso parte il contropiede del Manchester con Lingard. E mo io fermo a questo. Io fermo a questo. Lukaku. C'era fallo, si sapeva. Ci ho messo lo sgambetto e non va bene. Attenzione. Ashley Young, Lukaku. Va via. Van Dijk molto aggressivo su Lukaku. Questo mi piace davvero tanto. Fino a che non fa fallo da rigore va benissimo. Buono il recupero di Grassier. Vai Marez, subito avanti per Gabbiadini, raga, Gabbiadini. Di tacco. No, Tadic, ma dove la tiri? Cioè, raga, ho caricato non troppo e lui la tira a Pompei. Cioè, proprio ha preso il vulcano in pieno, praticamente. Non va bene questi tiri. Attenzione, Buffal la recupera. Di tacco per Gabbiadini. No, raga, ma Gabbiadini è troppo lento a girarsi. Ottima lettura difensiva. Porca vacca. Attenzione, palla conquistata da Tadic. Marez. E dai, perché la butti lì? Raga, oggi non mi sto trovando proprio questa squadra. E non ho scuse, sto sbagliando io. Marez. Attenzione, Gabbia. No, dai. Pallone per Lemina, che la controlla per Buffal. Gabbiadini filtrante per Van Dijk. Che ci fa Van Dijk qua? Non lo so. Pallone indietro. No, che mozzarella bagnata. Pallone per Bertrand. Che cacchiarola è. Oh, attenzione, pallone allargato per... Ragazzi, ma che c'ha oggi Marez? Ma come lui altri? Ci aveva il pallone davanti, ma non riesce a prenderlo. Vabbè, facciamo dei cambi tattici e riprendiamo il secondo tempo. Attenzione, pallone conquistato. Austin. Tiro. Troppo alta. Sto sbagliando troppi tiri, raga. Non va bene. Perché va bene che Manchester è forte, però quando abbiamo l'occasione e non le sfruttiamo, siamo stupidi noi. Attenzione. Non posso mettere offensiva, perché sennò dopo ci esponiamo troppo e ci aprono i cosiddetti. Quindi vediamo un po' come fare. Ci sono metri a disposizione. Austin si infila. Austin, attenzione. Proprio lui, Charlie Austin. Non so come si chiama, tipo mai Austin, eh. Non me lo ricorderò tipo mai. Vabbè, via. Primo gol di Austin con la maglia del Southampton in questa stagione. Quindi GG per Austin. E finalmente si passa in vantaggio contro il Manchester United. Povero Mourinho, tutto rammaricato. È stato deviato in modo stranissimo. L'ho visto abbassarsi in un colpo incredibile. Colpo. No, raga, era stato un colpo di biliardo. Proprio un colpo di biliardo. Palla presa. Grande difesa, devo dire la verità ragazzi, la difesa si comporta molto bene, perché almeno non stiamo soffrendo. Lancio di Austin, sperando che non sia in fuorigioco. No, non è in fuorigioco, tranquillo. Attenzione, Marez si gira, Marez. Raga, voi direte, Luca, sei troppo egoista, ma vi ripeto, non si fa vedere nessuno fuori dall'area per ricevere, quindi che posso farci? Purtroppo devo accontentarmi così. Allora, pallone controllato. Raga, adesso già sto cominciando a prendere più mano con sta squadra finalmente, perché la prima volta che la giocavo ci sta che uno può avere un po' di difficoltà. Attenzione. No. Austin, facci. Bella Austin. Te prego, facci te. Ok. Palla allontanata. Redmond non riesce a controllarla. Pallone ancora per Redmond, che se non parte ora non parte più. Ecco qui Redmond che si stacca da blocco difensivo. Redmond parte. Contropiede per noi.
Nessuno lo ferma. Il più fresco, grazie al caspito. Cross in mezzo. Mamma mia, no. Come si fa a sprecare un'occasione così? Povero Redmond che sta prendendo un infarto in campo, porello. E vabbè, raga, abbiamo sprecato un'altra occasione. Credo che qui però c'è stato più un errore del giocatore. Poi c'era Marez che salta da testa. È perdonato. Redmond controlla, lancia ancora per Marez. Ryan Marez. Non ci arriva. Ryan, non so come si dica, non va di professore che mi preoccupo. Allora, pallone per Mkhitaryan. Oh, Maronomi Tadic. Gardos. Bertrand. Lemina. Pallone ancora in avanti. E olè, finisce la prima partita, ragazzi, perché il recupero era davvero poco. E finalmente, prima soddisfazione stagionale. 1-0 contro il Manchester United. Più contenti di così non si può essere. Ok, ragazzi, allora vediamo un po' come vanno le trattative. Fazio! Finalmente arriva il secondo acquisto. Davvero tanti soldi spesi, ma sicuramente spesi bene. Intanto qui, ragazzi, c'è stato un rilancio del Valencia per Tadic. Quindi facciamo una cosa davvero pazza. Proviamo a rilanciare ancora. Proviamo a rilanciare ancora un pochettino e cerchiamo di concludere con un buon budget per prendere un altro centrocampista, se no Kukets che ce lo diamo. Attenzione, Tadic viene portato avanti. Quindi, ragazzi, si deve andare a cercare un altro centrocampista molto molto pesante, che andremo a vedere sicuramente nel prossimo episodio, perché credo, ragazzi, che oggi giocheremo la Coppa contro il Sunderland e poi le ultime ore ci dedicheremo, ebbene sì, per il sostituto di Tadic. Allora, ragazzi, salviamo un attimo la carriera allenatore e direi proprio di simulare questa partita in Coppa dell'FA Cup. Olè, ragazzi, vittoria molto stretta stretta, come si suol dire, perché abbiamo vinto solo 2-1. Però eravamo in trasferta, ragazzi, come conosciamo bene il calcio inglese, è davvero molto complicato vincere nei campi anche delle squadrette. Quindi va benissimo così. Adesso vediamo un pochettino, abbiamo ben 30 milioni circa da spendere sul mercato per un sostituto di Tadic. Quindi 36 milioni di budget. Abbiamo i profitti per fortuna in positivo, quindi raga, dobbiamo cercare qualche bel nome sul taccuino del mio osservatore. Però prima, ragazzi, vi ripeto, simuliamo contro il Sunderland e vediamo come va a finire. Attenzione, semplicemente un bel 3-1 contro il Sunderland. Gol di Marez, Bufal e Ward-Prowse. Quindi, ragazzi, Ward-Prowse si sta dimostrando davvero un ottimo centrocampista, perché se vi ricordate era uno dei centrocampisti in uscita, invece ci ha fatto un po' rimangiare la parola. Quindi grazie Ward-Prowse. E in queste ultime ore, sperando che bastino, ragazzi, ci concentreremo soprattutto per il calciomercato, per trovare il sostituto di Tadic. Quindi, ragazzi, se volete il prossimo episodio, mi raccomando, lasciate bel like come state facendo, commentate nei commenti un bel centrocampista, perché magari vedrò stessi commenti vostri. Un centrocampista ovviamente, ragazzi, abbordabile sui 36 milioni, quindi può valere anche 45, prova a tenerlo molto stretto. Detto questo, lasciate like, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi!